Il 27 settembre si è accesa anche a Trieste la Notte dei Ricercatori 2013, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea che si svolge ogni anno il quarto venerdì di settembre per far conoscere la figura del ricercatore e avvicinare i cittadini al mondo della ricerca in modo informale e giocoso. L'evento, che a Trieste è giunto alla quarta edizione, si svolge di concerto con altre 300 città europee, di cui 31 città italiane, e quest'anno rientra nel progetto NEAR, Northeast Researchers Night, finanziato dall'Unione Europea. Nella splendida cornice della centralissima Piazza Unità d'Italia, gli enti scientifici locali si sono messi in mostra e hanno proposto incontri con i ricercatori che per l'occasione sono usciti dai laboratori e hanno incontrato i cittadini per raccontare la loro vita, i loro interessi, le motivazioni e le difficoltà della loro scelta di perseguire la strada della ricerca. La manifestazione è iniziata con Aspettando la notte, il programma dedicato alle scuole che prevedeva tour guidati agli stand degli enti di ricerca, presentazioni degli studenti, un cabaret scientifico e corsi di formazione per insegnanti. Le prenotazioni delle scuole per le attività sono arrivate numerosissime, con la partecipazione di 95 classi e 1840 studenti. Buonasera a tutti, benvenuti al saluto ufficiale delle autorità e al momento di ringraziamento. Io sono Enrico Tongiorgi, delegato del Rettore dell'Università di Trieste, responsabile scientifico di questa manifestazione che ha visto la presenza di tutti gli enti di ricerca di Trieste e che è stata possibile grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. Infatti la Notte dei Ricercatori è un progetto europeo che permette l'avvicinamento dei ricercatori ai cittadini. Questo incontro di oggi è stato possibile soprattutto grazie al contributo del Comune di Trieste, al contributo del credito cooperativo del Carso, all'azienda Varsila che è qui presente anche con uno stand all'interno del villaggio, alla cooperativa Consumatori Nord-Est, all'azienda Calegaris che ci dà la possibilità di sederci comodamente su queste bellissime sedie stasera e l'azienda Danieli e Illy Caffè, Università del Caffè. Abbiamo avuto anche numerosi sponsor tecnici che hanno permesso di dare la luce, quindi Est Energy, il wifi su tutta la piazza con una banda potentissima, infatti stasera i vostri saluti saranno in streaming su tutte le altre notti dei ricercatori del Nord-Est e abbiamo Cofeli che ci permetterà di mantenere la pulizia nella piazza e Beep Computer per quanto riguarda l'approvvigionamento di computer. Detto queste parole di doverosi ringraziamenti, passo la parola al sindaco di Trieste, Roberto Cosolini. Grazie, buonasera a tutti. Cosa dire? Di solito quando accolgo qualcuno in questa piazza gli dico benvenuto nella più bella piazza del mondo sul mare. Oggi è ancora più bella perché oltre all'architettura, alla storia, alla classe, all'affacciarsi sul mare che rendono Piazza Unità unica, è bella perché c'è tanta conoscenza, tanta intelligenza, ci sono tanti giovani, ci sono tanti talenti e diciamo pure c'è anche tanta voglia di fare, c'è tanta positività. E siccome viviamo momenti difficili, oltre che una bella manifestazione che dà soddisfazione a chi l'ha organizzata, innanzitutto all'università, agli enti di ricerca, poi noi, la provincia e gli altri enti ci abbiamo messo evidentemente una mano per dare un supporto, ma al di là dell'essere una manifestazione riuscita, diciamo pure anche
un momento di ottimismo, uno sguardo su un'Italia che ce la può fare, che può affrontare le difficoltà, superarle, soprattutto se saprà investire sull'intelligenza, sul capitale umano, sulla conoscenza e sulle capacità soprattutto dei giovani. Vedere stamattina, per tutta la mattina, questi gazebo strapieni di ragazzi delle scuole era una vera emozione. Quindi direi la notte dei ricercatori e Trieste Next hanno iniziato in modo bellissimo. Trieste è orgogliosa e felice di ospitare una manifestazione di questo tipo. Per il resto speravo che mi facessero suonare una volta tanto, invece pare che non sia previsto, e quindi quella che è la mia in realtà più alta e ambita aspirazione va frustrata anche stavolta. Grazie. Bella, prendiamo in parola per l'anno prossimo. Una parte importante di questa manifestazione è presente al Magazzino delle Idee della provincia di Trieste, che presenta una mostra molto articolata che continuerà nei prossimi giorni, realizzata insieme ad una serie di enti di ricerca di Trieste. Quindi passo la parola alla Presidente Poropa. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente Tom Giorgi mi ha anticipato, ma in realtà non è solo di questo che volevo parlare. Sono rimasta colpita e emozionata ieri sera da questo grande evento che in qualche modo dava l'avvio a questi tre giorni dedicato a Margherita Hack. Penso che ci ha dato una carica, come diceva il sindaco, di ottimismo per guardare bene al futuro, ma soprattutto anche per coinvolgere in questi programmi di scienza le giovani generazioni, i bambini, i piccoli che vediamo così numerosi anche dentro i nostri padiglioni. Lo ricordava prima Tom Giorgi, noi siamo presenti, collaboriamo con questa mostra che è frutto di una presenza, direi collaborazione forte con tutti gli enti di ricerca, a partire dall'università, l'OGS, la Riserva Marina di Miramare, cioè una sinergia che abbiamo costruito intorno a questo tema, l'acqua, che abbiamo chiamato l'acqua identità di un territorio. È un percorso, invito a quelli che non hanno avuto ancora l'opportunità di vederla, però ricordo a tutti che inaugurata qualche giorno fa, oggi mi hanno dato i dati, i numeri delle presenze, siamo già oltre 3200 presenze di bambini, di giovani, di famiglie. Abbiamo questo straordinario squalo che abbiamo rimesso, diciamo così, in sesto, che appartiene ai musei civici, quindi ovviamente una collaborazione stretta con il Comune di Trieste, che poi restituiremo, rimesso a nuovo ai musei civici, e che è un elemento di attrazione forte, il secondo squalo imbalsamato nel mondo, il primo in Europa. Ecco. Ma c'è anche tutto un percorso naturalistico, storico, economico del nostro territorio provinciale costruito intorno a questo elemento fortemente identitario che per noi è l'acqua. Quindi buona festa, dico buona festa a tutti, e buon next e buonanotte dei ricercatori. E adesso, per un'alternanza tra un uomo e una donna, un uomo e una donna, cosa che abbiamo assolutamente fortemente voluto, questa è una manifestazione in cui sono presenti praticamente al 50% ricercatrici donne, ricercatori uomini, perché il mondo è fatto di 50-50%, quindi dopo che ha parlato la presidentessa Oropat, passerò la parola al magnifico rettore dell'università e coordinatore. C'è stato un grosso staff dell'università che ha lavorato per rendere possibile la presenza di tutti questi enti e delle aziende in piazza. Magnifico rettore dell'Università di Trieste. Grazie Enrico, buonasera a tutte e buonasera a tutti, vedi? Vedi? qui le parole chiave sono due: collaborazione e vicinanza con la città, e quindi forte attenzione al territorio. La collaborazione è ai massimi livelli. Tutto questo è stato possibile grazie a un progetto europeo, e questa è la prima parola importante da tenere presente: europeo, quindi Trieste in questo momento è in Europa e lo dovrà essere sempre di più nel futuro, soprattutto visto quello che di positivo è successo dal punto di vista geopolitico attorno a noi. Collaborazione quindi con le strutture europee per fornire una risposta all'esigenza che l'Europa ha, la domanda che l'Europa ha. L'Europa sta chiedendo ricercatori di alto livello e noi qui a Trieste li possiamo formare, li stiamo formando, li abbiamo formati.
collaborazione anche tra enti di ricerca, tra università. La collaborazione degli enti è già stata citata, qui a Trieste ce ne abbiamo tanti, siamo molto fortunati, e sono presenti tutti qui assieme a noi. Collaborazioni tra le università, questo è un progetto europeo che vede assieme quasi tutte le università del Nord-Est, forse tutte, vero Enrico? Direi tutte. E collaborazione con le aziende, sono già state citate, gli sponsor, che poi non sono sponsor, sono delle aziende che lavorano con noi ormai da tanto tempo e con le quali riteniamo sia importantissimo stabilire dei rapporti ancora più duraturi di quelli che già ci sono, e ovviamente anche con tutte le altre. Ecco, questo è il mix che secondo me rilancerà Trieste a partire da questa grande ricchezza che ha, che è di essere una città della conoscenza, non una città della barcolana. Buonanotte dei ricercatori a tutti. Nel passare la parola all'assessore Grimm, che ci ha seguito moltissimo per la sua parte di competenza dell'assessorato che riguarda i rapporti con l'università, ricordo che la nota dei ricercatori quest'anno ha ottenuto una volta e mezzo il numero di studenti delle scuole rispetto alle precedenti edizioni del 2011, e che in un solo giorno, in una sola mattinata, abbiamo fatto tanti studenti, quasi 2000, quanti in Trieste Next in due giorni dell'anno scorso. Quindi un grandissimo successo, importantissima la presenza, devo dire fortemente voluta dall'assessore Grimm, delle scuole, e grazie anche all'immaginario scientifico che ci ha seguito per tutta la parte organizzativa fondamentale. Assessore Grimm. Grazie Enrico, assolutamente, infatti questa mattina condivido le parole del signor sindaco, è stata una grandissima emozione vedere questa piazza riempita di studenti di ogni ordine e grado della nostra città che sono venuti qui a gustare, a provare direttamente quello che è il mondo della scienza e della ricerca. Divulgazione scientifica che sicuramente è uno degli obiettivi della notte dei ricercatori e anche di Next, e proprio ieri sera abbiamo voluto regalare a tutti i nostri concittadini un commovente ricordo di una grandissima, di tante cose ha fatto nella vita, ma è stata anche una grandissima divulgatrice scientifica, l'indimenticata Margherita Hack, e proprio l'anno scorso qui l'abbiamo vista circondata da tantissimi bambini che l'ascoltavano a bocca aperta, perché aveva il grandissimo dono di rendere semplici anche le cose più complicate e difficili e di spiegarle ai bambini. Quindi veramente una grande emozione, dobbiamo continuare così. Voglio ringraziare veramente anche tutte le persone dell'area educazione, del comune, quindi tutto, dell'università, di tutti gli enti di Trieste Città della Conoscenza che rendono possibile ogni anno questa collaborazione. C'è tantissimo lavoro dietro che comincia poi quasi adesso da ottobre, ci ritroveremo per il 2014, e quindi continuiamo così per il bene della nostra città. Buonanotte a tutti e buonanotte dei ricercatori a tutti, buonanotte dei ricercatori a tutti, e domani e domenica continuiamo con Next. Il programma della notte si è svolto con incontri con i ricercatori, musica e show, esperimenti, video, mostre, ma anche concerti, sport e giochi. Il tutto per entrare con un sorriso nel mondo della ricerca. NIR, la notte dei ricercatori, a Trieste è stata promossa e organizzata dall'Università degli Studi di Trieste. Buongiorno, sono il professor Nimis dell'Università di Trieste. L'Università di Trieste è uno dei centri all'avanguardia della Biodiversity Informatics, cioè crea dei sistemi con le nuove tecnologie che permettono a chiunque di dare il nome a una pianta, a un animale, a un fungo. Questo è lo stand, abbiamo quattro stand, del progetto SIIT, un progetto Interreg che si rivolge alle scuole e ai cittadini, in cui mostriamo, stamattina avevamo i bambini, era molto bello vederlo, come anche una persona che non ha studiato per esempio botanica è in grado di identificare
una pianta da solo, di dare il nome a una pianta da solo. C'è un altro stand sulle piante invasive, piante pericolose, aliene, che stanno invadendo la città di Trieste. Alcune sono dannosissime, provocano per esempio allergie, e abbiamo sviluppato un sistema in cui le scuole e i cittadini possono aiutarci a mappare la distribuzione di queste specie nella città di Trieste. E poi c'è un altro stand dedicato al cercarose, uno strumento che abbiamo creato per permettere anche ai turisti che vengono da fuori di fare una visita virtuale al meraviglioso rosetto di San Giovanni. Ci sono più di 2000 varietà di rose diverse e il nostro sito permette di vederle tutte e di imparare qualche cosa in più sul mondo delle rose. Buongiorno a tutti, siamo al Life Learning Center di Trieste e in questi tre tavoli proponiamo alcuni esperimenti scientifici di biologia, chimica e fisica sull'acqua che non ti aspetti. In alcuni tavoli ci sono acqua e caffè, quindi la torrefazione, come si preparano gli idrogeli e le lenti a contatto. Poi in questo secondo tavolo parliamo di idrofobicità e quindi di come alcuni tessuti interagiscono con l'acqua. E l'ultimo tavolo, che sembra essere un po' più divertente, si parla di fluidi non newtoniani, di ghiaccio, di elettrolisi dell'acqua. Insomma, tutti esperimenti che riguardano un po' il mettersi in prima persona in campo, lavorare un po' con le proprie mani e cercare di capire alcuni fenomeni scientifici proprio in prima persona. Buongiorno a tutti, sono Maura Barbisin e mi trovo qui in Piazza Unità in uno degli stand allestiti nell'ambito di Trieste Next. E il nostro progetto in questo stand è qui per sensibilizzare la cittadinanza, i ragazzini, gli adulti ad alcune problematiche. La prima è soprattutto quella relativa a problemi nella dieta e quindi a obesità. Quindi siamo qui per offrire delle brochure tipo questa, dove noi diamo 10 regole per una dieta equilibrata per evitare problemi come l'obesità o il diabete, che stanno purtroppo diventando molto comuni anche tra i bambini. E poi sensibilizziamo anche soprattutto i giovani al problema del doping. Il doping, come si sa, sta diventando un grosso problema non solo tra gli atleti professionisti ma anche tra gli amatori. E quindi abbiamo fatto dei test particolari per sensibilizzare i bambini, fargli capire quali sono i problemi a cui vanno incontro se fanno uno sport e usano sostanze non legali. Grazie. Sono Giuseppe Borruso, ricercatore in geografia economica al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche. Insieme al mio collega Giovanni Mauro del Dipartimento di Studi Umanistici abbiamo presentato per la Notte Europea dei Ricercatori il progetto Caccia al Tesoro, Geocaching, Mappe e Geografia sul tuo smartphone. Un progetto per avvicinare le persone, per avvicinare soprattutto i ragazzi delle scuole, al mondo della geografia e della cartografia digitale. Quella che oggi troviamo su Google, quella che troviamo nei nostri smartphone. Abbiamo creato un percorso di punti nascosti della città che le persone devono trovare con i loro smartphone. Devono trovare le coordinate, devono trovare dove sono questi punti e devono raggiungerli. È un gioco per far vedere come funzionano oggi delle tecnologie come i telefoni intelligenti che al loro interno possono ospitare anche la cartografia digitale e che servono anche non soltanto per divertirsi ma anche per risolvere situazioni di emergenza e per elaborare e inserire dati per chi lavora sul campo. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui in Piazza Unità a parlare di acqua, il nostro stand al titolo Acqua in Bocca, perché parliamo dell'acqua da bere, ma anche dell'acqua che mangiamo con i cibi e anche di cosa c'è nei liquidi oltre all'acqua, in particolare nelle bevande dolci, quindi con dei quiz e dei giochi e delle zolette di zucchero attaccate tra di loro, diamo un'idea proprio visiva della grande quantità di zuccheri che si trovano in queste bevande, con dei benefici, ovvero dei malefici sulla salute, quindi bisogna moderare l'utilizzo di queste sostanze. E l'idea è proprio dare la consapevolezza su quello che beviamo, quindi è importantissimo bere, dire quanto bere, ma anche cosa bere, perché la qualità
di ciò che introduciamo è molto molto importante. Vi ringrazio e venite a fare il nostro gioco, il nostro quiz. Grazie. Buongiorno, io sono Eric Medved del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, sono un ricercatore di questo dipartimento e faccio parte del Machine Learning Lab. Oggi presentiamo un'applicazione di computer vision, in particolare un'applicazione giocosa che permette ai visitatori di farsi scattare una foto e il computer poi stima qual è l'età del visitatore. Poi produciamo delle classifiche, questo per stimolare i visitatori ad avere interesse per questa attività, produciamo delle classifiche per le persone che si spacciano per più o meno giovani. Come funziona questo sistema? Beh, è piuttosto complesso, ma cercherò di dare una descrizione sintetica. Il computer riconosce le facce e poi stima l'età. Riconosce le facce vuol dire che è stato precedentemente addestrato ricevendo una serie di immagini di facce e una serie di immagini di non facce. Questo gli permette di costruirsi una conoscenza su cosa in un'immagine è una faccia e quindi di estrarre poi, nel momento in cui noi facciamo una fotografia con una semplice telecamera, di estrarre la faccia dall'immagine. A questo punto entra in gioco la seconda fase, in cui il computer stima a partire dalla faccia estratta dall'immagine quale l'età. Anche qui lo può fare perché in precedenza è stato addestrato ricevendo tanti esempi di persone, quindi di facce, che avevano più o meno anni. Questa attività è frutto di ricerca ormai consolidata da diversi anni e è alla disponibilità di tutti, ad esempio nel riconoscimento facciale di Facebook, macchine fotografiche, eccetera. Salve, sono Nicolì Maressa, sono un ricercatore dell'Università di Trieste e appartengo al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Salute della sezione di Medicina Legale. Il nostro compito è quello di illustrare le attività di base di un laboratorio biomedico e le nostre attività di ricerca riguardano principalmente i principi della drug discovery e quindi tutto quello che può avere ruolo nel sconfiggere patologie di tipo Alzheimer, Parkinson o l'adenocarcinoma mammario. Strutturiamo farmaci e speriamo di ottenerne la chiave risolutiva per molte patologie. Nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera BioDNet, che è la rete per lo studio della biodiversità e la conservazione del paesaggio, abbiamo anche uno studio dedicato alle piante aliene invasive e nel nostro caso particolarmente le tre più aggressive in area carsica, che sono l'ailanto, il senecio del Sudafrica e l'ambrosia artemisifoglia, che sono importanti e nocivi sia per gli habitat, sia per la salute dell'uomo che per l'ambiente. Nel nostro stand si presenta il progetto europeo LIFE Biodiversità, che si chiama Rarity, che ha due obiettivi. Un obiettivo è quello della conservazione del gambero autoctono, l'Austropotamobius pallipes, e l'altro obiettivo è quello di eradicare o quantomeno contenere dal punto di vista numerico il gambero rosso della Louisiana, Procambarus clarki. Perché questo? Perché il gambero rosso provoca dei danni all'ambiente, nel senso che diminuisce la biodiversità dei nostri specchi d'acqua, e anche danni economici consistenti, perché va, attraverso la sua abitudine fossoria, cioè di fare delle tane anche molto lunghe, a rovinare gli argini che sono lungo i nostri fiumi. È per questo che la comunità europea spende ed è interessata a controllare e alla gestione di questa specie aliena e invasiva. Slow Tourism è un progetto di cooperazione trasfrontaliera tra Italia e Slovenia che si propone di valorizzare e promuovere i territori slow fra i due paesi. Questo è un progetto a cui fa parte il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell'Università di Trieste, e all'interno del progetto sono stati realizzati molti prodotti innovativi che vanno incontro al turista slow. Abbiamo realizzato 23 progetti pilota, tra cui uno specifico sul Carso triestino, che parte dal centro didattico di Basovizza e va fino al centro visite di Bagnoli della Valle Rosandra, foresta d'acqua, con lo scopo proprio di valorizzare i punti d'acqua del Carso. E poi abbiamo realizzato diverse applicazioni, mappe, itinerari ad hoc, tutti con un'ottica appunto slow, quindi basata su un'offerta sostenibile, autentica, genuina, che va incontro alle persone, che favorisce il contatto con il territorio e con i turisti stessi.
Ciao a tutti, sono Luca Zini del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e vi illustro un po' le attività che facciamo qui nel nostro stand sulle acque. In particolare noi ci occupiamo di trovare le acque all'interno della regione in particolare, ma anche in altre parti del mondo. E qui vogliamo spiegare ai ragazzi l'importanza in particolare dei suoli, perché i suoli sono il primo filtro che permette alle acque di arrivare in profondità e di rifornire le falde degli acquedotti, ma anche sono il primo filtro che tende a depurare le acque in funzione della granulometria dei sedimenti. Qui abbiamo tre esempi di suoli. I suoli sono fatti da una miscela variegata di sabbie, di ghiaie, di sabbie e di argille. L'importanza di questi sedimenti è fondamentale nella depurazione anche di un eventuale inquinante. Osserviamo per esempio una miscela colorata, se la buttiamo in una ghiaia la passa immediatamente e mantiene il suo colore. Se la facciamo passare attraverso una sabbia mantiene pure il suo colore, mentre quando passa in un'argilla il suo colore viene perso totalmente. Perché? Perché le argille tendono a depurare un eventuale inquinante che passa attraverso un suolo. Quindi si tratta di un ruolo estremamente importante, perché protegge le falde ovviamente profonde e quindi l'acqua che arriva nell'acquedotto. Ma d'altra parte bisogna stare attenti, perché tutto ciò che si ferma nei terreni può essere ceduto alle piante. Quindi se iniziamo a coltivare questo terreno inquinato, tireremo fuori gli inquinanti nei nostri pomodori, nei nostri frutteti e in qualsiasi cosa tiriamo fuori. E quindi è estremamente importante conservare il territorio per proteggerlo per noi e per il futuro. Sono Alberto Sdegno, lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste e mi occupo di scansioni laser 3D e di stampa 3D. I modelli che sono stati acquisiti con gli scanner 3D vengono poi trattati con nuove tecnologie e quindi vengono trasformati in modelli solidi, tridimensionali, che possono avere dei materiali differenti come gesso, come resine, come fibra di carbonio, eccetera. Sono nuove tecnologie che possono dare un contributo interessante all'architettura, perché consentono di replicare virtualmente delle forme architettoniche note. Nello stand dell'università questa è la postazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, della Interpretazione e della Traduzione. In questo stand presentiamo due attività, una relativa all'utilizzo di un apparecchio che si usa nelle scuole per interpreti, per aiutare gli interpreti ad imparare a prendere appunti nella interpretazione consecutiva. La spiego brevissimamente: una penna che consente agli interpreti di registrare il modo in cui prendono appunti mentre un oratore parla e di rivedere poi gli appunti che hanno preso. L'altra attività consiste invece nella discussione di un campionario di scene selezionate da film doppiati o sottotitolati, nel quale facciamo vedere esempi di difficoltà che si incontrano nella trasposizione linguistica nel passaggio ad esempio dall'inglese all'italiano, e nel quale poi diamo degli esempi di censura fatta attraverso le operazioni di doppiaggio oppure di sottotitolazione fatta per persone che non sono per non udenti, per cosiddetti audiolesi.